Benvenuti nella Colon Unity e francamente la cosa comica che la presento io che invece il progetto Colon Unity, come finirà poi il nostro direttore sanitario, è proprio una cosa diversa. Quando abbiamo pensato a questa sala, era una sala che francamente non era normale progettare in un posto dove si fa l'endoscopia attività, era una sala, diciamo, strana, abbiamo chiamato Interactive Hall, poi sala della prevenzione, ma soltanto una sala di comunicazione. E quindi non ha proprietà. Il bello di questo concetto è che un po' dovrebbe rispecchiare, no, le filosofie più moderne, multiprofessionalità, multidisciplinarità, e noi siamo andati anche oltre, proprio multicondivisione anche col cittadino. Quindi questo è tipo una piazza dove si incontrano medici, infermieri, professionisti di varie discipline e cittadini. E lascio la parola a Angelo Fioriti, che è il nostro direttore sanitario, per presentare questa che è una delle diverse iniziative che stiamo faremo per lavorare sempre più integrati. Grazie infinite di essere venuti. Io ringrazio Vincenzo per aver voluto che io introducessi questo ciclo di 6 incontri che in questo luogo che è stato pensato e voluto perché tutta la cittadinanza familiarizzasse col colon, questa modalità, ecco, di portare cultura all'interno dei luoghi della salute, salute all'interno dei luoghi della cultura, vivacità, colore, brio, è qualcosa che speriamo arrivi a colonizzare anche tutto il resto dell'azienda e con questi primi 6 incontri siamo tutti lieti, ecco, di avviare un'esperienza che sono certo che sarà molto positiva. Detto questo, non vedo l'ora di ascoltare la prima lettura. Partiamo col botto. Partiamo col botto, partiamo con Giorgio Comaschi, che debba essere da me presentato in quanto Bologna non solo conosciuto ma apprezzato in tutte le sue vesti di scrittore, di natura, tante vesti che sarebbe difficile elencare tutte. Quindi con tante aspettative e tanta curiosità auguro una buona esperienza. Grazie. Che poi non è mica così vero perché sbagliano il nome. Ti vedono per strada, Comastri, fanno questa cosa spessissimo, mi capita, quando poi uno ha fatto la televisione per un periodo, poi magari non la fa più, ti confondono, non ti riconoscono, credono che tu abbia fatto un'altra cosa, lei è quello che fa linea blu, cioè, mai fatta, oppure spesso per strada, lei è lei? No, sì, sì, sono io, e lei chi è delle volte? Ma come chi è? Allora, comunque io sono contento di fare questa cosa, io ho dato questo titolo tempo fa a Vincenzo perché questa cosa di lei bisogna che faccia il giro è una cosa che mi accompagna fin dalle prime uscite cabarettistiche che facevo. Intanto premetto che io forse, non so in quanti di voi qui che lavorate in questo caso, siete stati, io sono stato a Colon, cioè io sono stato a Colon. Quindi so cos'è Colon, perché quando ho fatto Velisti per caso con Patrizio Rovese e Susie Blady abbiamo attraversato il canale di Panama e siamo partiti da Colon, quindi il nome Colon per me è quello là, cioè è vicino al canale di Panama, 3 chiuse a salire, 80 km e poi 3 chiuse a scendere. Questo, molti di voi non sono stati a Colon, è importante, visto che fate giochi di parole, ho visto colonizzare, Colon io ci sono stato. La circolarità della vita, le cose che tornano, mi hanno sempre affascinato. Qua, per esempio, siamo in un ospedale, non siamo in una sala operatoria, ma siamo... E qui torna la vita, perché spesso uno entra morto praticamente e spesso esce vivo, cioè resuscitato. Quindi è un circolo che si segue per continuare il ciclo, anche nei sentimenti c'è una circolarità. Come dice Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, poi ritornano, no? E anche nelle cose che si fanno, per esempio quando uno fa una cazzata, quasi sempre la rifà, so se ci fate caso, no? È una circolarità anche quella in fondo, viviamo di addentellati, di ritorni, di abitudini al mare, le pensioncine, no? E siamo sempre andati là,
Cioè c'è questo fatto del siamo sé, allora ci ritorna sempre, le famiglie bolognesi, è un classico questo, che dicono il bolognese è molto ripetitivo, il bolognese, perché il bolognese è molto circolare, è tondo il bolognese, io l'ho sempre visto tondo, anche nella conformità facciale, le facce dei bolognesi sono abbastanza tonde, e Bologna è tonda, il bolognese è tondo come i viali, la circonvallazione, la B di Bologna, B ci sono, la O, Bologna, ci sono molte O, c'è una rotondità, è tondo nei faccioni, dice, guardate, l'ultima circolarità che ho visto peggiore di questa è quella di Orietta Berti, sono andato a casa da Orietta Berti, anni fa per fare un servizio, e è tutto tondo, è tutto O, il marito si chiama Osvaldo, i figli si chiamano Omar e Otis, il cane si chiamava Oscar e il gatto Orazio, in casa era tutto tondo, una cosa incredibile, lì una circolarità così non l'avevo mai vista. Comunque, a Bologna per raggiungere qualsiasi meta, lontana o vicina che sia, bisogna fare il giro. Cioè, la frase che viene pronunciata in questi casi, scolpita ormai nei secoli, è no. Lei bisogna che faccia il giro, dove il no iniziale è importante perché trattasi di negazione alla quale viene data di conseguenza un'alternativa. Non c'è niente da fare, rassegniamoci, l'entrata di qualsiasi cosa non è mai lì, frontale, davanti a voi. Figuriamoci adesso col centro chiuso il sabato e la domenica. Lei bisogna che faccia il giro ed entri da... Mi scusi, devo andare lì, di solito si indica lì a 20 metri, 30 metri, mi dispiace, non si può, lei deve fare tutto il giro ed entrare da via, e qui un nome che nessuno ha mai sentito dire, tipo Calcavinazzi o Tosapecore o Rotonda dei caduti dell'era paleolitica, ci sono dei nomi. Attenzione, accompagnata alla frase c'è un gesto fondamentale. Quello del dito indice ad arco sopra la vostra testa, a disegnare un tondo nell'aria, un cerchio che però non si chiude, rimanendo un po' vago, nel senso che tu andrai poi quasi sicuramente alla deriva di qualche parte della città. Il gesto del dito che indica che bisogna fare il giro è un gesto che viene insegnato anche ai vigili urbani quando fanno il corso di formazione professionale. Fa parte dei segnali manuali come avanti, stop, circolare, eccetera. Si allenano perché se va fatto, va fatto bene. Ma perché? Perché l'entrata non è mai quella. Nessuno a memoria d'uomo è mai riuscito a individuare l'entrata, il varco giusta per raggiungere una meta. Ognuno ha sempre comunque dovuto fare un giro, chiamato anche da quelli più incazzati che si sono ritrovati al punto di partenza, il giro dell'oca, si dice, no? Hai fatto, mi tocca fare il giro dell'oca. La città esprime la sua essenza rotonda di giro fisiologico, da fare anche entrando nelle sempre più frequenti rotonde. Ecco, le rotonde sono l'apoteosi, secondo me, la sublimazione del fare il giro. Siamo fondamentalmente e geneticamente creati per dover fare il giro. Ah, no, guardi, l'entrata è dietro, no, non si entra da qui, e quindi uno fa un giro per un motivo che resterà ignoto. A volte il giro da fare è pazzesco, per esempio, devo andare in via Carracci a 20 metri da via Ferrarese, ma è senso unico, bene, devo andare dritto, prendere via Tiarini a sinistra, cercare indicazioni tangenziali, prendere la direzione Milano, uscire a Modena, fare la via Emilia, prendere i viali, fare via Carracci da via Zanardi, e finalmente si arriva. Lievemente scomodo, ma si arriva. Il giro è dentro di noi, una nostra essenza. Ah, non dimentichiamo un particolare importante, il dito deve fare il segno del no prima di indicare il cerchio, e la chiave è tutta lì, il dito a tergicristallo che fa no, il famoso e ormai dilagante non si può. C'è gente che ha girato degli anni, che si è persa e che è ancora là che gira, ma anche gente che si è rotta i maroni e ha dato un cartone in faccia a uno ed è entrata davanti dall'entrata principale. Nel verbale poi si leggerà, si rifiutava di fare il giro che avrebbe dovuto fare, viene condannata a una pena, eccetera, eccetera. Quindi rassegniamoci, giriamo tutti insieme attorno a qualcosa, magari anche tenendoci per mano, che diventa bellino. Ecco. Ma dove sono i bolognesi? Ci sono ancora i bolognesi? O si sono estinti, come è già successo ai Maya o agli Egizi? Da qualche anno non si sono più visti. Qualcuno dice
di averne incontrato uno ma non ha portato le prove, quindi non è credibile. La ricerca è proseguita capillare, incessante, seguendo piccole tracce, voci, avvistamenti. Poi, dopo mesi e mesi in cui la città è stata battuta da cima a fondo, interessando anche investigatori internazionali venuti apposta per svelare il mistero, ecco finalmente il ritrovamento. I bolognesi, ormai ridotti a pochissimi esemplari in via di estinzione, ci sono, si sono rintanati nei circoli arci, nei centri sociali, dovunque insomma ci sia un biliardo, un bar, dei tavoli con le carte o una tombola. Non escono più da lì, sono stati localizzati e ora si possono studiare da vicino le loro abitudini. Primo, vivono come una comunità di emigrati in una città straniera, non si avventurano all'esterno perché sanno che fuori si parlano altre lingue incomprensibili e si incontrano uomini e donne completamente diversi, spesso anche vestiti male. Due, non hanno più contatti con la realtà, l'unica cosa che li può toccare è una calata sbagliata di assi in una briscola o una bevuta di sponda di uno tristo a biliardo. Tre, non uscendo più dal circolo da anni, non sanno cosa succede in città, sentono parlare di cambiamento, ma non conoscono il significato di area metropolitana, né hanno intenzione di farsi spiegare cos'è. Quattro, l'unico contatto col mondo è il tragitto più breve possibile per andare a casa alla sera. Lì spesso c'è una donna che sta stirando e guardando la televisione ed è l'ultimo avamposto sul mondo, ma non esce più neanche lei, vive in ciabatte e grembiule e ormai sta finendo i viveri. 5. L'unica frase che pronunciano al di fuori del circolo mentre vanno a casa o mentre da casa raggiungono il circolo è va là, va là, va là, va là. Qualcuno, ma non è sicuro, è stato sentito proferire anche va a fare un squash e pugnat, ma non se è vero non si sa riferito a chi, ma questo va là, va là, va là, va là è la frase che contraddistingue il bolognese. 6, molto spesso finita la briscola parlano della loro città di origine, Bologna, ricordando com'era e come è avvenuto il suo completo disgregamento fino alla sparizione. Si è scoperto, dopo un lungo e dettagliato studio, che ai bolognesi rifugiati in questi contenitori antinucleari e inaccessibili al resto della popolazione, dal centro Arci Benassi al dopolavoro ferroviario, dal centro Ansaloni al Mazzacorati, al Martelli, al Croce Coperta, non gliene frega assolutamente niente dei T-Days, del Civis, della mobilità, degli orari dei locali pubblici, del degrado, del people mover, di Merola, di Saputo, dei grillini, della crisi, dei venditori di rose e zavagli cinesi, dei pakistani, del porta a porta, di Sirio, di Rita e di tua sorella. Non è roba loro, è roba di altri popoli venuti da altri pianeti che non sanno nemmeno dire Sochmel. Perché è sparita anche la S, quella che pesava 2,5 quintali, l'han già portata via quelli di ERA, l'han messa nell'indifferenziato. No, adesso scherzo, ma è una cosa seria questa che i bolognesi non ci sono più, perché io sono bolognese e mi accorgo che è difficilissimo veramente trovare altri bolognesi nati a Bologna. Oggi è cambiato veramente tutto, alla Piazzola, quindi non so se è una cosa che ritorna questa. Adesso stavo cercando di fare delle nuove visite in San Petronio e Don Riccardo in San Petronio mi ha detto perché facciamo questo tema, facciamo le invasioni, facciamo il 400 di San Petronio con le invasioni barbariche, perché era uguale, allora arrivavano i musulmani e noi andavamo uguale, cioè tutto che si ripete, ecco questo giro, questa circolità, come sta succedendo adesso. Ma questo spaesamento di muoversi spesso in un mondo sconosciuto, come abbiamo visto i bolognesi che si muovono in un mondo che non capiscono, questo giro da fare trova una delle sublimazioni proprio all'ospedale, nel popolo che deve frequentare gli ospedali. Si sente di solito questa frase: dov'è che devo andare? Frasi spaurite, foglietti ostentati al vento, occhi persi a guardare in alto.
le stesse facce, gli stessi occhi che avrebbe uno catapultato nella periferia di Leningrado o di Cuneo. Il popolo degli ospedali. Basta andare al mattino a fare un esame del sangue e lo incontri. È una torma di uomini e donne incerti con in mano un foglietto. Trattasi fondamentalmente di anziani o di stranieri. Gente che non sa più leggere. Non sa più leggere perché in quasi tutti gli ospedali è scritto tutto con grande precisione, a ogni angolo di vialetto i cartelli sono chiari, le frecce pure, niente da fare. I vagolanti deambulano, sbandano, caracollano, cambiano direzione come api impazzite, senza capire, senza leggere, ronzando e basta. E chiedono a tutti, disperati, affranti, già al terzo giro, forse già fuori giro, perché sono i Robinson Crusoe del Sant'Orsola, i naufraghi del Malpighi, del Maggiore, i dispersi del Bellaria, gente che è già lì da un'ora ad aggirarsi nei luoghi di un misterioso paese straniero, pieno di insidie e di labirinti inestricabili. Lo sa dov'è il padiglione Albertoni? Sa dove si ritirano gli esami, lo sa dove riceve il dottor Caburazzi, domande vaghe, buttate là, pronunciate con un foglietto in mano, proteso pietosamente in avanti come una tessera di identificazione nella speranza che qualcuno lo prenda in mano e lo legga, per poi scoprire che la signora in questione in quel momento è al Malpighi, ma in realtà doveva andare in un ambulatorio di Casalecchio. La notizia le giunge ferale. E bam 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 bam, a San Apostolo, e via con le lacrime agli occhi perché aveva parcheggiato male dopo un'ora di vagolazio infelice a bordo dell'auto. È il dramma degli sbandati dell'ospedale, degli incerti dei foglietti, del te vai là poi chiedi. C'è gente che era stata convocata alle 8 per un esame del sangue, quindi arrivata a digiuno, e che è stata ritrovata alle 11.30 sul bordo di un vialetto con un calo di zuccheri, sull'orlo di un ricovero come un ciclista sull'Izoar per non essere riuscita a trovare l'ambulatorio del dottor Tal dei Tali. Era saltata via la targhetta del nome della porta e c'erano solo dei nomi di dottor Talaltri. Alcuni sono stati ritrovati o in qualche camera mortuaria per sbaglio a fare delle condoglianze a persone mai viste. Ogni ospedale sta allertandosi per istituire delle baracche di ricovero per dispersi in cui offrire tè caldo e coperte. Ma anche nel caso che qualcuno riesca a raggiungere poi la meta prefissa, cioè quella scritta sul foglietto, scatta a quel punto la serie di sguardi di diffidenza verso gli altri in attesa. Lei chi è? Chi aspetta? Anche lei aspetta il dottor Ghedozzi? Risposta, sì, ma qualcuno mi ha detto che è ancora in Egitto. Controrisposta, mo socmel. Si intrecciano sguardi di odio, dichiarazioni di guerra a distanza fra sedia e sedia finché qualcuno lancia un missile. Ma lei l'ha preso il numero? Quale numero? Ecco che la vittima di colpo sbarra gli occhi, ondeggia, si allontana, si perde e viene ritrovata in un altro padiglione. Mentre in realtà non ci voleva nessun numero, era una mossa tattica per eliminare l'avversario, perché il panico da numero è uno dei più pericolosi, dicono, dell'ambiente. E l'esercito degli infermieri intanto si muove sicuro sui suoi terrificanti zoccoli di plastica che renderebbero cessi anche Kate Moss o Belen. Lì si guarda con invidia estrema perché sanno dove sono, sanno dove stanno andando, si fanno sorrisi, scherzano tra di loro, mentre intorno le facce degli altri sono cupe, preoccupate, ansiose, ma quasi mai per questioni cliniche, per il terrore di aver sbagliato binario e di essere deportati di conseguenza in una città sconosciuta della Siberia. Si metta lì seduto, la chiamiamo noi. La frase dovrebbe essere rassicurante e invece c'è gente che non è mai stata chiamata. Oggi può essere visitata come fossile da gruppi di turisti in visita, come colti dall'eruzione vulcanica di Pompei, titolo
gli astanti di gastroenterologia e in foto vengono molto carini. Ma in questa circolarità che dicevo prima, in questo vorrei fare un giro, ci sono delle cose che dovrebbero tornare, che invece si sono clamorosamente perse. Credo che una di queste sia il nostro modo di parlare, il nostro dialetto, il fatto di avere una lingua che parlavano i nonni e che i ragazzi non hanno mai voluto parlare perché si vergognavano a dire una cosa in dialetto, poi molta gente adesso non è più di Bologna, quindi non riesce a capire, e invece ci sarebbe da tornare un po', da fare un giro anche qui, perché abbiamo a Bologna una maschera che ci rappresenta in una maniera perfetta, perché credo che il Balanzone sia esattamente come siamo noi, cioè rappresenti il bolognese tipico, cioè il cioccapiatti, cioè il bolognese è uno che ciocca piatti nel senso che fa rumore con i piatti, alla fine è anche abbastanza fumo, è bravo a parlare, il Balanzone si definisce farmacista, studioso, matematico, università, in realtà i suoi strambocci, come si dice in bolognese gergale, sono clamorosi e ci rappresentano perfettamente. Balanzone è poi quello che vuole sempre mettere un po' le cose a posto, e il bolognese è un po' così. Io tutti quelli che vengono da fuori cerco di chiederglielo se notano questo. L'altro giorno ho fatto un'intervista all'arcivescovo Zuppi e proprio gli cercavo di chiedergli: ma noi come ci ha visti, come ci vede? Perché chi viene da fuori vede i nostri difetti chiusi nel nostro cortile, un po' con i soldi sotto al materasso, non siamo apertissimi, noi pensiamo di vivere in un cortile privato dove tutto è bellissimo, anche se ci lamentiamo che tutto è che non va più così, che la città è in degrado, e non è vero, perché se vai fuori altre città noi siamo ancora molto in vantaggio. Però Balanzone, dicevo, è formidabile, perché Balanzone è capace di sintetizzare quello che siamo noi. Allora qua ci saranno anche molti non bolognesi, però io vi faccio sentire una cosa brevissima che faccio anche quando vado fuori, sempre per tornare al vecchio, e questa è una cosa del 1800 di Properzio Talpi, ed è una tirata di Balanzone. Le tirate di Balanzone io cerco di recuperarle un po' tutte perché si stanno perdendo, e ce n'è una che è secondo me formidabile, perché dimostra come Balanzone, come anche tutti i bolognesi, possono prendere pretesto da qualsiasi cosa per mettersi lì all'angolo di una strada e parlare per ore senza dire niente, cioè parlando e tornando al punto di partenza. E faccio un esempio: se io arrivassi qui adesso, fossi Balanzone e inciampassi, direi a vivest a sans capuzè, scapuzzando a pseva casquer, se fos casquer am sref fat mel, se fos fat mel am sref mesalet, se fos mesalet ai sef gnol medic, al medical m'avrei ordinei medicamenti, medicamenti is fan con il drog, secondo Aristotele, Aristotele fo master d'Alessandr Magn, al Magn Alessandr al fo padran dal Mand, al Mand le sustinte da Atlant, Atlant pastur cnir al Mand la davair una gran forza, la forza la ten sol culan, e il culan i ten in suoi palaz, i palaz in stesnie dagli architetti, gli architetti fanno al giang al veng dalla pittura, la pittura le onde gli ert liberel, gli ert liberel gli en set, come set gli erni savi dell'antica Grecia, in Grecia è l'eloquanza le Minerva, Minerva in Samadiana e van Acacia, l'Acacia le la spenna di Usi, gli uccelli, e del fier, le fiere, la radalfir le lian, al lian le l'erme di Venezia, Venezia le verze, come le verze in la giustizia la porta la bilanza e la speda dai là i suldei vanno alla guerra, in guerra se spara del canunè, i canon i impegnet polvere et bal, e il bal è l'ermet Fioranza, Fioranza è la metropoli della Toscana, dalla Toscana ai ven al principi dal bel parler, al bel parler al fo e Ciceran, Ciceran al fo senadaure dramma, ramma le ste guerne dai Caesar, i Caesar ieren doge, come doge ierni mise ed lan, lan le divisi in stasan, e stasan ien quater, come quater ien element, acquaria fughe terra, par fer frutter la terra bisogna arerla, prarer la terra sdrova i bu, ai bu si sgorga la pel di bu la sfacunzer dal placan, al placan alla vanda al calzuler con la pel consal fa il scherp, al scherp infatti pripi, i pi infatti par caminer, camminando son scapuzè, scapuzzando son gnocque, par fer sta bella bacaie.
non ha detto niente. Non ha detto niente, non ha detto niente, è partito ed è ritornato esattamente al punto di partenza. Sono incredibili queste tirate di Balanzone, perché ce ne sono tantissime di Properzio Talpi, perché poi sono tutti dei modi anche di scioglilingua, no? Come quella del adesso che sono tutti hanno paura di difendersi per strada. Vi un consiglio per Dufandruf, Savi Pora, c'è Dufandruf con un timpraren, se non basta il timpraren, la sastera al timpraren, tu lì un culter, se non basta il culter al timpraren, la sastera al timpraren, al culter al cultras, e se non basta il cultras al culter al timpraren, la sastera al timpraren, al culter al cultras, e tu lì un pugnale, se non basta il pugnale al cultras, al culter al timpraren, la sastera al timpraren, al culter. È tutto così, è formidabile. Io cerco di prenderli, perché è bello di non lasciare perdere queste cose. Però, allora, alla fine dei conti siamo qui a chiederci: ma come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto noi che abbiamo vissuto gli anni 50, 60, anche 70 a farcela? Come abbiamo fatto a frequentare le cantine dove si cantava e suonava senza uscite di sicurezza, con dei fumanoni biblici, e non morire soffocati o a scamparla qualsiasi calamità? Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a portare a scuola la torta della nonna senza che gli altri venissero contaminati dai bacilli che avevamo in casa e morissero fra atroci stenti? Come abbiamo fatto a portare in classe il peluche dell'orso Yogi che avevamo in camera e a non finire sul TG1 perché potevamo causare l'infezione di decine di compagni? Molti di loro infatti oggi non ci sono più, forse anche per quello. Come abbiamo fatto a sopravvivere a merendine non confezionate e comprate dal fornaio che le aveva appena sfornate? Come possiamo essere ancora vivi? Come abbiamo fatto a fare a botte con un compagno senza che venissero convocate tutte le mamme, tutti i babbi, tutte le maestre della scuola, del quartiere, anche della città, ognuna accompagnata da un sociologo o da uno psicologo? Come abbiamo fatto a non finire sul giornale perché avevamo dato un Lopez, quella ginocchiata che si dava nel muscolo della coscia in gergo a un compagno? Come ha fatto lui a non morire per quel colpo? E come hanno fatto i suoi genitori a non sopportare un simile abuso, a sopportare un simile da parte di un compagno del figlio? Come abbiamo fatto a prendere una noce in testa dalla maestra, la noce si chiama, il termine bolognese, perché l'avevamo offesa, e a non venire ricoverati all'ospedale sottoposti a lastre, tac, e soprattutto a sopportare il fatto che la maestra non venisse radiata non dalla scuola ma dal mondo? Mi domando come abbiamo fatto, e come abbiamo fatto a non morire toccando al supermercato la frutta che avremmo mangiato poi noi stessi senza guanti? Cioè, come abbiamo fatto quando sui banconi dei bar c'erano le zuccheriere invece che le bustine, ed essere ancora al mondo, salvo poi adesso sputacchiare sui piattini degli aperitivi che sono sui bianchi, entusiasti di aver incontrato un amico che avevamo visto il giorno prima? Ciao, 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 ciao. Come abbiamo fatto? E qui è veramente incredibile come abbiamo fatto a mangiare tagliatelle fatte da una sfoglina in una stanza che non aveva l'altezza e la larghezza decisa dall'ufficio di igiene con la punta del mattarello, e poi crollare a terra in preda ad atroci spasmi. Come abbiamo fatto a non essere vegani e a mangiare tutte quelle bistecche, quei polli, quelle sogliole? Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a suonare col gruppetto in cantina usando i fustini del Dixan come batteria, senza venire denunciati da tutta la città e subire multe e condanne? Come abbiamo fatto a far casino per strada con altri studenti e a bere un bicchiere di più, a cantare fino a mezzanotte senza venire arrestati, denunciati e processati? Come abbiamo fatto
a non sapere il meteo di domani. Come abbiamo fatto a vivere senza firmare tutti quei documenti sulla privacy, senza subire truffe, manipolazioni, falsificazioni? Adesso sì, adesso siamo sicuri e non siamo controllati da nessuna telecamera, mai nessuno ci riprende, adesso sì che c'è la privacy, nessuno ha il nostro numero di cellulare, nessuno ci telefona a casa a qualsiasi ora per proporci delle offerte telefoniche di qualsiasi tipo, adesso sì, ma prima come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a camminare senza guardare nel telefono ogni 10 secondi senza impazzire? E come abbiamo fatto a vedere un tramonto senza fotografarlo e metterlo su Facebook? E come abbiamo fatto una volta ad avere anche molti amici? E come abbiamo fatto anche a essere anche molto felici? Grazie. Grazie.